Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora, vorrei iniziare questo nuovo mese con qualcosa di molto particolare e spiegarvi un po' l'essenza, la particolarità della nostra scuola Già Diurno. Io e Alessandro, mio fratello, che siamo i cofondatori, i fondatori di questa scuola, abbiamo una piccolezza che un po' ci contraddistingue nell'esecuzione delle tecniche, specialmente quando andiamo in giro, facciamo stage, insegniamo, una delle cose proprio che ci viene richiesta è tre aspetti importanti che noi utilizziamo in ogni singola tecnica. Oggi vi mostrerò una tecnica dove inserirò questi tre passaggi in maniera chiara, però noi normalmente la facciamo qualsiasi tipo di tecnica. Uno è che nel momento in cui qualcuno ci attacca, noi non pariamo mai dai lati o indietreggiando, ma quando siamo attaccati avanziamo sempre verso l'attacco. La particolarità è che lo aggiriamo utilizzando dei vortici, che poi vi farò vedere, e abbiamo sviluppato nel corso degli anni un utilizzo dell'anca in maniera importante. E quindi oggi vi voglio far vedere queste tre particolarità abbinate a una tecnica, ma sono tre abilità che un buon praticante di arti marziali deve sviluppare. Che poi la tecnica sia in piedi, sia per terra, sia di leva o di proiezione, sono cose che un praticante deve saper fare. Quindi in questo caso adesso vi mostrerò una delle nostre tecniche dove viene accentuata questa cosa e poi ve la vado a spiegare tutti i passaggi. Allora, che cosa è successo in questa tecnica? Prima particolarità, lui arriva per darmi un pugno. Potrebbe essere diretto, pugno circolare, lui mi dà adesso un semidiretto, ok, chiamiamolo così, dove mi arriva perfettamente qua nel mento da spegnermi. Particolarità, io non paro né a destra né a sinistra e ne sto fermo. Ok, ma la particolarità è lo avvolgo, che fosse stato da questa parte o che fosse stato da quella parte, lo avvolgo, quindi vado verso il pugno e lo aggiro. Perché è importante andare verso, ok, e aggirarlo? Perché se io mi spostassi solo laterale, lui mi segue. O se io andassi dall'altra parte, lui mi segue con il pugno. Allora io gli faccio credere che è dritto e alla fine lo ruoto di qua piuttosto che lo ruoto da quest'altra parte. Ok? Questo funziona anche con i calci, è uguale. Però l'importante è vado verso, avvolgo utilizzando questa rotazione. In questo caso cosa ho fatto? Ho parato con la sinistra avvolgendo, ok? E immediatamente qui è arrivato un colpo. Questa tecnica è una tecnica d'anca, ma prevede un colpo, ok, con il bicipite, qua nella parte del viso, che lo distrae. Questo colpo qui è importante perché lui ha questa parte libera, quindi mentre paro lui è libero, ma se vado in velocità, allora se vado in parata da difesa, paro, posso colpirlo. Ok, blocco questa parte, ma se voglio fare una proiezione in velocità non metto un blocco, non metto uno stop, ma quando lo avvolgo sono andato a colpire, quindi lo tramortisco da questa parte. Con una parte tramortisco, dall'altra lo recupero arrivando al contrario, una sberla. Quando succede questo, faccio 1, 2, guardate, ai talloni sollevati. Da questa posizione con i talloni sollevati ho inserito la nostra terza particolarità, l'anca. Dove da fermo lo ruoto, mentre qua sta tutto fermo, la parte alta sta ferma, la parte bassa, guardate il fiocco della mia cintura, ruota, va sotto la sua, carica e la scarica a terra. E in questo caso poi posso chiudere, posso fare quello che serve. Qual è un'azione molto importante? Che dopo che ho parato, ho colpito e sono andato su, guardate bene, se ho capito bene come ruotare l'anca, ok? Continua la rotazione del vortice, quindi guardate se accelero e vado in velocità, mi diventa un vortice. Quindi ho anticipato, sono andato verso il pugno, l'ho aggirato, ho inserito il mio vortice che ruota, ho girato le anche, quindi mi diventa la mia tecnica di anca, posso levare e mi è andata giù. Non è una semplice tecnica di anca, ma è una tecnica con dei particolari di grado avanzato, con tutta una serie di azioni che voi avete visto. Ve la faccio rivedere in velocità e poi la potrete anche voi imparare e studiare questi particolari. Vai!
Se vi è piaciuto questo video ricordatevi di lasciare un like qui sotto e se non siete ancora iscritti ricordatevi di fare l'iscrizione al canale così che potete essere sempre avvertiti ogni volta che uscirà un nuovo video tutorial o quando metteremo qualche altra chicca della nostra scuola. Ciao!